Una stella delle dimensioni del nostro Sole può brillare per circa 10 miliardi di anni. Nello specifico, il nostro adorabile Sole ha circa 4,5 miliardi di anni e ha bruciato metà del suo carburante. La fase successiva nella vita di una stella arriva quando finisce questa energia. La pressione interna diminuisce, ma la gravità continua a premere. In meno di mezzo secondo, un'enorme stella si trasforma in un oggetto piccolo e denso. Questo rapido collasso crea incredibili onde d'urto che fanno esplodere gli strati superiori della stella. Boom! Un'incredibile quantità di energia e materia viene lanciata nello spazio. In questo momento, la luminosità della stella aumenta di milioni o addirittura miliardi di volte. Questo è il lampo di luce che i nostri scienziati possono vedere con telescopi superpotenti. Ma la luce di questa esplosione non raggiunge il nostro pianeta se non molti anni dopo, quando la stella è ormai svanita da tempo. Ci sono diverse opzioni a questo punto. Tutto dipende dalle dimensioni della stella. Se la sua massa è piccola, circa la massa del nostro Sole, allora per diversi mesi questo lampo diventerà sempre più luminoso fino a raggiungere il suo picco. Poi l'energia dell'esplosione inizierà a dissiparsi, svanendo gradualmente e raffreddandosi. Passeranno alcuni anni e la temperatura dell'ex stella corrisponderà a quella dello spazio e semplicemente cesserà di esistere. Ma più pesante è la stella, più interessanti saranno gli eventi. Le stelle pesanti bruciano il loro carburante troppo velocemente e hanno una durata molto più breve. Le stelle che pesano circa 8 masse in più del Sole possono collassare in un oggetto piuttosto insolito, che raramente si trova nell'universo: le stelle di neutroni. Queste palle opache sono larghe solo 10-20 km e sono ricoperte da una crosta di metallo duro, spessa circa mezzo chilometro. Le stelle di neutroni possono pesare circa due volte il Sole e possedere una potente forza di gravità. Se ti senti a tuo agio e in forma sulla Terra, lì non saresti nemmeno in grado di sollevare un ago o un fiammifero. Inoltre, verresti schiacciato in superficie come una frittella e saresti totalmente incapace di muoverti. Ma esistono stelle decine di volte più pesanti del Sole. L'esplosione di una supernova del genere, che pesa almeno 40 volte più del Sole, dà vita all'oggetto più inspiegabile e misterioso dell'universo, il buco nero. All'inizio si verifica un'esplosione incredibilmente luminosa. Un'onda d'urto si diffonde trasportando polvere e materia dell'ex stella, come una nebbia. Nel luogo dell'esplosione rimane solo un piccolo disco nero. Questo abisso nero è l'oggetto più pesante dell'universo. È così pesante che la sua gravità curva lo spazio-tempo attorno ad esso. Sì, più sei vicino al buco nero, più il tempo passerà velocemente. Se potessi avvicinarti quanto basta a uno di essi, trascorrere un paio di minuti nella sua orbita e tornare sulla Terra, non riconosceresti la tua casa. Un minuto vicino a un buco nero può durare un mese, un anno o un decennio sulla Terra. Dipende da quanto è pesante il buco nero. Ma non avvicinarti troppo. La forza della sua gravità è così forte che nemmeno la luce può sfuggirle. L'umanità conosce anche l'esistenza di buchi neri supermassicci, la cui massa cresce gradualmente perché si nutrono di vari oggetti cosmici proprio come dei predatori. Di solito, questi buchi neri supermassicci si trovano al centro delle galassie e la loro gravità è così forte da poter contenere innumerevoli stelle vicino a loro. La maggior parte delle persone crede che un buco nero sia un mostro affamato con una forza di attrazione gravitazionale così forte che nulla, compresa la luce, sia in grado di sfuggirgli. Non appena qualcosa raggiunge l'orizzonte degli eventi, ovvero il punto di non ritorno, non c'è modo di sfuggire al buco nero. Ma allora cosa succede con le informazioni? La fisica quantistica, la teoria della meccanica che spiega il comportamento della materia, sostiene che nulla può distruggere i dati. Ma se questo nulla include i buchi neri, abbiamo un paradosso tra le mani. Fu allora che Stephen Hawking ebbe una nuova idea. È possibile che i buchi neri non abbiano un orizzonte degli eventi? Mentre possono avere un orizzonte apparente, in grado solamente di intrappolare le cose per un po' di tempo. Dopodiché la materia o l'energia fuoriescono, ma in una forma diversa.
Significa che i buchi neri non sono in grado di cancellare le informazioni, ma solo di cambiarle. Se questa teoria è vera, non esiste alcun orizzonte degli eventi e di conseguenza anche i buchi neri non sono come li conosciamo. Ci saranno un big crunch, un big rip o un big freeze? Beh, in ogni caso per noi sarà un big gulp. Molti astronomi sono d'accordo sul fatto che l'universo potrebbe finire tra 2,8 e i 22 miliardi di anni. Se l'universo è in espansione, e lo è, significa che è nato da uno stato molto più compatto. E se ha avuto un inizio, è probabile che avrà anche una fine. Ma gli scienziati non sono d'accordo su come questo accadrà. Una delle teorie più popolari è quella del Big Crunch. Una volta che la crescita dell'universo rallenta fino a fermarsi, la gravità diventerà forza principale. Ciò farà rimpicciolire l'universo, causando la collisione tra pianeti, stelle e galassie. Sarà un Big Bang al contrario, con tutto l'universo che collassa su se stesso. Un viaggio verso la stella più vicina a noi dopo il Sole richiederebbe 5 milioni di anni se ci andassimo con un normale aereo. Altro che voli a lungo raggio. Se volessimo viaggiare da un capo all'altro della Via Lattea, impiegheremmo 100.000 anni e per giunta a patto di viaggiare a velocità della luce. In aereo, beh, servirebbe un numero con troppi zeri per i nostri piccoli schermi. Il Sole può contenere circa 1 milione di pianeti come la Terra, ma c'è una stella, chiamata UY Scuti, che è 1700 volte più grande del nostro Sole. Nel cosmo, ogni singola particella interagisce con le altre, grazie alla gravità. Così si formano i sistemi planetari, le galassie, i cluster di galassie e i supercluster di supergalassie. Il supercluster più grande mai osservato nel cosmo è la Grande Muraglia di Ercole Corona Boreale. Che bel nome! Si stima abbia un diametro di 10 miliardi di anni luce. Su Marte si trovano le più grandi formazioni naturali di tutto il Sistema Solare. La vetta più alta, 3 volte più del nostro Everest, il canyon più lungo, circa 7 volte il Grand Canyon, ed un cratere che potrebbe contenere metà del Rio delle Amazzoni. La teoria del Big Bang è quella più accettata nella comunità scientifica, eppure non è l'unica. Un'altra teoria, ad esempio, suggerisce che l'intero universo ruoti attorno ad un asse, detto anche, guarda caso, l'asse del male. Al centro di quasi tutte le galassie, inclusa la nostra, si trova un buco nero supermassiccio. I buchi neri non solo catturano stelle e pianeti, ma anche altri buchi neri. A volte due buchi neri possono fondersi e formarne uno ancora più grande. La rotazione e l'immenso campo gravitazionale dei buchi neri a volte provocano oggetti di materia nel cosmo, che viaggiano quasi alla velocità della luce. Nel cosmo esiste un fenomeno detto grande attrattore. Si tratta di un'anomalia gravitazionale esterna alla nostra galassia e invisibile, ma c'è e attrae l'intera Via Lattea e tantissime altre galassie verso di sé. I venti sul pianeta Nettuno possono raggiungere i 2600 km orari, quasi 3 volte più della velocità massima dei nostri aerei di linea. La temperatura al polo sud lunare arriva a meno 238 gradi centigradi, il che lo rende forse il più freddo di tutto il sistema solare. Saturno è gigantesco, eppure è meno denso dell'acqua. In pratica, se lo potessimo mettere in una vasca, galleggerebbe. Europa, una luna di Giove, ha la superficie ricoperta di ghiaccio, ma al di sotto si trova un vasto oceano di acqua liquida, forse profondo fino a 160 km. Un tempo si pensava che il ghiaccio fosse una caratteristica rara nel cosmo, ma comune solo sulla Terra. Oggi invece sappiamo che si trova quasi ovunque, persino su Mercurio e sulla Luna. I magnifici anelli di Saturno sono in realtà una cintura di detriti cosmici, formatisi quando il pianeta si disintegrò. Anche Giove, Nettuno e Urano hanno anelli, ma meno vistosi di quelli di Saturno. Persino alcuni asteroidi hanno la loro cintura di anelli. Sappiamo che esistono 8 pianeti nel Sistema Solare, ma i calcoli indicano che ne esista un 9º, che però non abbiamo ancora scoperto. È possibile che la materia organica sia arrivata sulla Terra grazie alle comete. In molte comete, infatti, ne sono state trovate tracce. Anche su Saturno è in corso una tempesta quasi eterna, come su Giove. Anche questa ha una forma particolare, ad esagono. Mercurio e Venere sono gli unici pianeti del Sistema Solare attorno a cui non ci sono lune. Giove ha ben 79 satelliti naturali, e forse anche più. Il più grande è Ganimede, da solo più grande di tutto il pianeta Mercurio.
Anticamente si pensava che la Via Lattea fosse una sorta di cintura, ma oggi sappiamo che è una galassia a spirale. Le impronte lasciate dagli astronauti sulla Luna non spariranno mai, perché sulla Luna non c'è vento e quindi nulla può cancellarle dalla superficie. Esiste una teoria che prevede l'esistenza dei buchi bianchi, l'inverso dei buchi neri. Nulla può penetrarli dall'esterno, ma la luce e la materia possono allontanarsene. Tritone è una luna di Nettuno ed orbita attorno al pianeta in senso contrario. È l'unico satellite che ruota in questo senso e nessuno ne conosce il motivo. Sebbene esistano trilioni di stelle nel cosmo, di notte nel cielo possiamo vederne soltanto una minuscola frazione. Caronte, la luna di Plutone, è grande circa metà del pianeta nano. Perciò Plutone ruota leggermente spostato rispetto al suo asse. Tutti i corpi celesti, inclusi i pianeti, le stelle, le galassie e la polvere interstellare, compongono appena il 4% dell'universo. Tutto il resto è composto da materia ed energie oscure, di cui ancora sappiamo pochissimo. Scordatevi di poter indossare un cappello su Venere. Impossibile. Anzi, nemmeno riuscireste a stare in piedi. Su quel pianeta infuriano venti micidiali, 50 volte più veloci della stessa rotazione del pianeta. Non solo. Nulla può fermare quei venti, che diventano sempre più forti col passare del tempo. Non vi trovate bene nel Sistema Solare? Beh, dovrete fare un viaggio di circa 17,7 miliardi di chilometri dalla Terra prima di superare i confini del Sistema Solare. Preparate l'itinerario su Google Maps, ok? Forse saprete che il gas metano è un sottoprodotto di processi naturali come l'attività vulcanica e i gas prodotti dalle mucche? Comunque sia, il metano è molto presente nell'atmosfera marziana. Cosa che confonde non poco gli astronomi. Il fatto è che la quantità di metano nell'atmosfera di Marte è molto variabile e gli scienziati non riescono a capire cosa provoca le fluttuazioni. Ci saranno mica le mucche su Marte. Come ricorderete, Plutone era il nono pianeta del Sistema Solare, fino al 2006, quando venne riclassificato come un pianeta nano. Bisogna farsene una ragione. Il lontanissimo ex pianeta è in effetti talmente piccolo che il suo diametro è inferiore a quello degli Stati Uniti. Facciamo due conti. Il territorio statunitense si estende dal Maine ad est fino alla California ad ovest per 4506 km. Plutone, dal canto suo, ha un diametro di soli 2370 km. Meglio non fare una prova materiale, però. Se tirassimo Plutone in mezzo agli States, cancelleremmo dalla faccia della Terra almeno tre stati. Pessima idea. Urano è un pianeta davvero strano. Scusate la rima. Tanto per cominciare, ruota come disteso sul fianco e gli astronomi non hanno idea del perché sia messo in quella posizione così insolita. Forse c'entrano antiche e colossali collisioni spaziali. Si tratta però solo di una supposizione. Urano è l'unico pianeta con questa caratteristica. Il Sole è incredibilmente grande. La prova? Beh, pensate che il 99,86% di tutta la massa del Sistema Solare consiste nella massa del Sole, soprattutto l'idrogeno e l'elio di cui è composto. Il restante 0,14% equivale alla massa di tutti gli 8 pianeti del Sistema Solare. Lo spazio esterno non è un vuoto perfetto. Esso contiene non solo stelle e pianeti, ma anche nubi di polvere interstellare, plasma spaziale e raggi cosmici, ovvero sono frammenti di atomi che precipitano dalla periferia del Sistema Solare. Un fenomeno di cui le persone dovrebbero preoccuparsi durante l'esplorazione dello spazio è la saldatura a freddo. Se due pezzi dello stesso tipo di metallo si toccano nello spazio, si saldano e si bloccano permanentemente. Sulla Terra non succede perché l'acqua e l'aria tengono separati i pezzi. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non usano i piedi per camminare, bensì galleggiano in aria. Quando sono in orbita, quindi, la pelle dei piedi si ammorbidisce e inizia a staccarsi. Ecco perché devono togliersi i calzini con molta attenzione, altrimenti le loro cellule cutanee si staccano e vagano in quell'atmosfera senza forza di gravità. I terremoti sulla Luna, o forse dovremmo dire i lunamoti, non sono un'invenzione fantascientifica. Non si verificano così spesso come sul nostro pianeta e quando lo fanno avvengono molto vicino al centro di questo satellite. Gli scienziati pensano che i terremoti lunari potrebbero essere causati dalla gravità della Terra e del Sole. Una delle lune di Saturno, Rea, potrebbe avere un sistema ad anello composto da tre bande strette. Se gli astronomi riusciranno a confermarlo, sarà la prima volta che scopriamo che ci sono anelli attorno a una luna. E, capirai, io ho avuto anelli attorno al collo per anni. La materia visibile e normale, per esempio i pianeti e le stelle, costituisce solo il 5% dell'universo. Il resto è costituito da energia oscura e invisibile.
il 68%, e materia oscura circa il 27%. Se li sommi fanno un 95% di cui non sappiamo nulla. Nelle sue zone più scure lo spazio è gelido, meno 270 gradi centigradi. Ma provate a orbitare intorno alla Terra alla luce del Sole e capirete quanto siamo roventi, 121 gradi centigradi. Questo è uno dei motivi per cui le tute spaziali degli astronauti sono bianche. Questo colore è il migliore per riflettere il calore del Sole. Circa 700 milioni di anni fa, io non c'ero ancora, si è verificato un misterioso evento che potrebbe aver reso Venere il pianeta che è oggi. Gli astronomi non possono osservare direttamente la superficie del pianeta perché la sua atmosfera è un impenetrabile muro di spessi strati nuvolosi. Sono state però inviate sonde sul pianeta che hanno scoperto come Venere sia costellato di vulcani sputafuoco, di montagne altissime, di immensi crateri e vaste distese di lava solidificata. Le temperature sul pianeta sono così alte da riuscire a fondere il piombo. La pressione atmosferica è così forte che ogni essere vivente verrebbe schiacciato all'istante, prima ancora di pentirsi di averci messo piede. Come se non bastasse, l'atmosfera del pianeta è composta per lo più da dense nubi di acido solforico, che sappiamo avere un odore peggiore delle uova marce. L'anidride carbonica, assieme al famigerato acido solforico, è l'altro componente principale dell'atmosfera venusiana. Il risultato è un fortissimo effetto serra ed è anche per questo che sia nell'atmosfera che sulla superficie del pianeta si registrano le temperature più alte di tutto il sistema solare. Oggi però abbiamo una nuova teoria scientifica secondo cui Venere un tempo ha avuto un clima stabile e temperato per miliardi di anni, fino al verificarsi di questo misterioso evento. Gli astronomi hanno studiato a fondo il pianeta e hanno realizzato un modello virtuale della storia geologica di Venere. Il modello mostra che erano presenti sul pianeta oceani di acqua liquida, temperature sopportabili e stabili placche tettoniche per gran parte della sua storia. Insomma, il pianeta somigliava alla Terra, almeno nel primo periodo della sua esistenza. Secondo gli scienziati, questo periodo in cui le condizioni della Terra e di Venere erano simili è durato circa 3 miliardi di anni. In tutto quel periodo Venere era probabilmente ricoperto da oceani, profondi forse da 9 a 3.000 metri, e ricche falde acquifere nel sottosuolo del pianeta. Le temperature venusiane erano inoltre stabili, tra i 20 e i 50 gradi centigradi, che, ammettiamolo, per noi sono perfetti, anzi, sono condizioni quasi identiche alle temperature sulla Terra. Purtroppo, come abbiamo visto, passati questi 3 miliardi di anni, è accaduto qualche disastro, e 700 milioni di anni fa Venere è diventato inabitabile.